Ciao ragazzi, sono Antonio di Tactical Beard. Sono qua a presentarvi oggi il perché e il cosa dello strato base, del primo strato, l'abbigliamento intimo per uso outdoor tattico e quello che in inglese si chiama il base layer. Abbiamo una veloce presentazione dei prodotti che sia abbiamo in negozio che sono maggiormente usati. Parleremo prettamente di lana merinos e vi spiegherò poi perché. Lo strato intimo a contatto con la pelle, perciò la maglietta, manica lunga, manica corta, la canottiera, piuttosto che le mutande, boxer o slip a scelta e le calze. Abbiamo imparato che assolutamente non il cotone, perché il cotone fa cattivo odore, e quando sudo si inzuppa d'acqua e non è termoregolante, perciò muoio di freddo. Per carità, sono nel deserto, il cotone passa, ma per le nostre condizioni climatiche italiane, quattro stagioni, decisamente un'ottima soluzione non la troviamo nel cotone. Perché non mi piace il sintetico? Il sintetico va bene, base poliestere, poliamide, polipropilene, a seconda delle varie mischie che fanno e tutto quanto. Il problema è uno. Primo, fa tantissimo cattivo odore, anche quelli di alta qualità alla fine di una giornata intera camminano da soli. Secondo, se ho un contrasto termico serio non è caldo, per carità, mi tiene asciutto. Il problema è che se rimane umido esternamente, l'esempio più semplice in assoluto è: d'estate ho la maglietta sintetica, fuori è caldo umido, entro nel supermercato dove ci sono i frigoriferi, la temperatura è molto più alta e mi gelo. Questo pensatelo in un ambiente esterno dove devo essere anche comunque protetto e a temperatura. Quindi la soluzione ottimale è vecchia come il mondo, la lana. Cos'è cambiato negli anni? È cambiato che intanto la lana merinos, che in genere siamo tra i 17 e i 20 micron, perciò sottilissimo, considerate che siamo verso i 50-60, il classico maglione della nonna, quello pizzicoso, o della Super Pippo che avevamo in caserma ai tempi, almeno negli anni 90 quando c'ero io. L'idea qual è? La lana merinos è ecosostenibile al 100%, è un prodotto assolutamente naturale. Gli animali non vengono maltrattati, per chi è sensibile a questo fatto è tutta garantita mulesing free, e in più ha delle qualità che null'altro ha. Fondamentalmente la prima è anallergica, anche se sono allergico alla lana, la lana merinos di rado, e vi faccio il mio esempio personale, io risulto allergico alla lana e uso prettamente lana merinos da 15 anni. E il mercato è migliorato, perciò i nostri prodotti sono Armadillo e Devold, perciò prodotto inglese di cultura neozelandese, specifico e nato per proteggere la cute dei militari. Chi si ricorda il periodo del dopo il 2005 in Iraq, il grosso dei casualties, dei feriti, era dovuto al blast termico, perciò all'onda d'urto termica che tutti con le magliette traspiranti sintetiche, perché al caldo si sta meglio, il problema è che quella roba lì si scioglieva addosso e creava delle ustioni terribili. Da lì il fondatore di Armadillo ha pensato giustamente di dire: perché non usiamo un prodotto che non è ignifugo fondamentalmente, ma è non brucia, che è un livello leggermente inferiore. Attualmente è usato dalla NASA, dalle forze speciali di tutto il mondo occidentale, non solo, dai vigili del fuoco, proprio perché a contatto con la pelle non mi dà allergie. Posso usarlo più giorni di fila. Per carità, non profumerò di rosa, ma sicuramente non puzzo come una capra di plastica quando ho il sintetico. E mi termoregola molto meglio, e anche da bagnato, importantissimo, perché spesso capita, adesso sta piovendo, se mi ammalo in operazione sono fregato. Se sono fuori a fare un'attività bushcraft di un paio di giorni al campo e tutto quanto, non mi porterò 10 magliette, porterò un cambio d'emergenza nel caso io caschi nel fiume, piuttosto che, però in genere vado con quello che ho addosso. La lana merinos me lo permette, perciò calze, mutande, maglietta base,
vado con la lana merino, sono a posto. Se sudo comunque e arrivano raffiche di vento, comunque sono in temperatura. Sento un leggero calo, per carità, perché comunque il capo non è antivento, però la pelle rimane asciutta e a temperatura. Questo è importantissimo. Un esperimento che ho fatto quest'autunno è stato fare il bagno nel fiume con l'acqua a 13 gradi, a acqua cheta, e tenendo la maglietta, questa armadillo qua, e l'unica cosa che ho fatto, quando sono uscito dall'acqua, l'ho strizzata, me la sono rimessa. Dopo un quarto d'ora non mi rendevo neanche più conto che fosse stata bagnata. Era, per carità, ancora umida, però la temperatura era perfetta e c'erano indicativamente 20 gradi, perciò non era neanche caldissimo, con un filo d'aria. Perciò cosa andiamo a vedere adesso? Gli strati, che partiamo dalle calze, ci proteggono i piedi, ci mantengono la temperatura e ci proteggono anche dalle vesciche. La calza di lana merinos, a differenza delle calze sintetiche, magari traspirano tantissimo, il problema fondamentalmente è che quando il sintetico è bagnato abrade la pelle e perciò rischio che mi marcisca. Con la lana merinos non succede. Io ho fatto mud race, ho fatto escursioni di più giorni con lo stesso paio di calzettoni di lana merinos e sono sempre stato benissimo. Si bagna, non c'è problema, mantengo la temperatura ed evito comunque le vesciche. I boxer semplice, tagliato, comodo, con la pattella e tutto quanto, mi tiene le palle fresche. Ragazzi, sia d'estate ed inverno c'è anche l'opzione col pannello antivento, che fidatevi, per chi specialmente non usa molto i leggings termici sotto i pantaloni, in condizioni di vento freddo intorno allo 0 grado, cioè fidatevi che avere questa protezione antivento ai nostri gioielli è un bel aiuto. Il guantino, mezzo guanto o guanto, quello che si chiamava il sottoguanto classico, il lana merinos mi permette di essere attivo, di portare anche un guanto da lavoro sopra senza problemi. Magari un guanto tattico in utilizzo operativo faccio più fatica, però fondamentalmente me lo permette un mezzo guanto, perché mantengo la sensibilità ai polpastrelli. Cosa importante, il balaclava e il collarino. Chi non li usa? E il cappellino basico, leggero, stessa grammatura degli altri, cioè questo fa anche da sottocasco senza problemi, perciò devo portare l'elmetto perché per necessità operativa, ma anche per i pompieri che portano il casco a tutti gli interventi, ho le orecchie protette, comunque sento, è leggero, mi mantiene la temperatura e posso portarlo anche in quelle condizioni intermedie dove magari un cappello di pile sarebbe troppo caldo e il cappello con la visiera gira poca aria. Questo mi mantiene la temperatura se magari ho problemi di sinusite piuttosto che. Logicamente il capo più importante è la maglietta. Quella che ho addosso è una mezza manica, qui abbiamo una manica lunga di Devold, azienda norvegese con altissima titolatura. Le posso sia sovrapporre se voglio andare via leggero ma comunque a temperatura, piuttosto che usare una grammatura pesante nella brutta stagione e una grammatura leggera nella stagione migliore, oppure fare due strati o come ho fatto oggi, maglietta mezza manica, il lana merinos leggera, un 170 grammi, con sopra una camicia in micropile e poi il giubbotto a seconda del clima esterno. Benissimo ragazzi, avete visto come ci si veste basilarmente, perciò lo strato base, che è poi lo strato più importante insieme poi alle scarpe. E quindi ragazzi, mi raccomando, ricordatevi, usate la lana merinos, vi troverete bene, veramente bene, anche se effettivamente i prezzi sono leggermente superiori, ma il prodotto lo merita tutto. E mi raccomando ragazzi, Go Merino!